Trovati un uomo che ti ami, un uomo che ti abbracci improvvisamente e ti baci spesso, un uomo che ti aiuti nelle faccende domestiche e non perché tu glielo debba chiedere. Trovati un uomo che ti sorprenda con una cena, un regalo inaspettato, un piccolo pensiero. Un uomo che ti coccoli, che ti accarezzi quando ti ha accanto, che ti massaggi per farti star bene dopo una giornata pesante. Trovati un uomo che ti guardi come se fosse la cosa più bella e preziosa del mondo. Un uomo che ti faccia percepire il suo desiderio solo attraverso uno sguardo. Un uomo che ti tocchi con delicatezza, ma con passione. Trovati un uomo che ti faccia almeno un complimento al giorno, che ti faccia sentire bella in ogni momento. Un uomo orgoglioso di te, che ti mostri fiera al mondo, che ti corteggi sempre. Trovati un uomo pazzo di te, un uomo che sappia farti ridere e divertire, un uomo che ti sappia ascoltare, capire, comprendere, un uomo che si faccia in quattro per realizzare i tuoi desideri, perché ti ama. Trovati un uomo che ti rispetta e che ti faccia rispettare, un uomo che ti protegga, che ti faccia sentire al sicuro, un uomo che ti metta al primo posto, un uomo che ti vizi. Trovati un uomo che si addormenta abbracciato a te, che ha sete dei tuoi baci e che abbia la priorità di renderti felice. Trovati un uomo educato, pulito, gentile, un uomo che ti faccia venire la voglia di vivere, che renda le tue giornate meravigliose, un uomo che non ti faccia sentire mai sola, un uomo che ti faccia sentire completa e senza la mancanza d'altro, un uomo capace, sicuro, un uomo onesto, sincero, serio. Trovati un uomo che renda migliore il tuo mondo e non peggiore. Un uomo che viva per te e che ti faccia capire che siete l'altra metà del cuore. Denise Catarinella. Salve a tutti. Questo per me è un video particolare. Spero breve, devo solamente dire qualche cosa. E questo video si può riassumere così in una sola parola: ottobre. Ottobre doveva essere per me il mese della rinascita, il mese della felicità, quella felicità che tanto bramo e che non vedo l'ora di poter accarezzare e sentire, quella felicità che in 38 anni non ho mai potuto vivere, mai potuto avere, per vari problemi, per varie cose. Ottobre doveva essere il mese del mio matrimonio, il mese di una vita meravigliosa, il mese di un futuro meraviglioso. Così non è stato. Tutto si è spezzato, i miei sogni si sono spezzati, il mio futuro è andato in mille. I miei desideri, quello che volevo, è andato in mille pezzi. Come mille pezzi è andato il mio cuore. Questo video lo voglio tenere per me stessa. Un domani, magari con un lavoro, con degli amici, e magari, chi lo sa, anche con un compagno, potrei guardarlo e riderci su. Sorridere magari di questo mese che doveva essere tanto bello, prezioso e particolare e unico per me. Spero che arrivi presto un altro ottobre. Un altro ottobre per poter credere, per poter ritornare a credere nel mio futuro migliore, nel mio futuro speciale e nel mio grande futuro. Quel futuro per ora non c'è. Non c'è più. Sono una donna interiormente distrutta dal dolore, ma che sta cercando di risalire e di ritornare a quella che era un tempo. Ottobre. In attesa che arrivi il mio ottobre, in attesa che arrivi, chi lo sa, un periodo più
un periodo migliore per me. Ah, solo con la mia forza devo farcela io. Quindi questo video racchiude tutto il mio dolore, il dolore che sto attraversando in questo mese e che attraverserò in questo mese. Chiuso ottobre, voglio chiudere un capitolo della mia vita che è stato bello, piacevole, ma anche per certi versi brutto, con delle sfumature nere. Solo questo. Ai primi avvisagli, alle prime cose che non vanno, le prime cose che non vanno in un rapporto, chiudete subito. La donna capisce quando c'è qualcosa che non va. Ai primi sintomi, si dice, ai primi sintomi vai dal dottore, ai primi sintomi che senti nel corpo qualcosa che non va, vai dal dottore. Bene, ai primi sintomi di un rapporto di coppia, quando vedi che qualcosa non va, chiudi. Perché più si trascina, più si porta avanti un discorso sentimentale e poi alla fine si soffre tantissimo, è un dolore lacerante. Sembra banale perché, Jessica, tutti si lasciano. Tante storie finiscono, ma ci sono persone e persone, più sensibili e meno sensibili. Io faccio parte di quelle più sensibili. Sto lottando per uscire da questa tristezza cronica che mi porto dietro da mesi. Alle prime avvisaglie, se il rapporto non va, qualsiasi tipo, anche uno screzio, qualcosa che non si vede nell'altra persona o te capisci che magari qualcosa non va, lasciate stare, perché più si porta avanti, si trascina un rapporto e più il dolore aumenta, si fa fatica poi ad uscire da quel dolore. Vi saluto così. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti.